Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Sono TNBT, The Name Before Tokyo. Questo è il mio ufficio P, per ancora per qualche settimana, siccome sto per trasferirmi. Poi non so come farò, se magari continuerò a registrare i video qui, perché di là ancora non c'è la connessione. In ogni caso, siamo in autunno, quindi la tuta da lavoro è tornata. E oggi parliamo del capitolo 922, intitolato Kaido, il signore delle 100 bestie. Prima di parlare del capitolo, piccola premessa: come la scorsa settimana vi ricordo che momentaneamente non posso essere attivo su Facebook, quindi se mi scrivete in pagina e non rispondo è per questo motivo. In ogni caso, ora più che mai, se vi piacciono i miei video, se mi seguite, vi chiedo tra virgolette di supportarmi, quindi vi lascio in descrizione il link della mia pagina Facebook, mettete mi piace se ancora non l'avete fatto, tornerò attivo tra un po', e anche del mio profilo Instagram. Quindi se non mi seguite ancora in Instagram, vi lascio qui sotto il link The Name Before Tokyo anche su Instagram. Ok, e su Instagram non parlo solo di One Piece, ma quello neanche nella mia pagina. Comunque, tornando a parlare del capitolo 922, questo capitolo ci lascia prima della settimana di pausa, quindi come spesso avviene in queste occasioni, Oda ci lascia con una situazione tra virgolette di hype. Personalmente devo dire che se avesse fatto questa scelta, non so se dipende da lui solamente o magari dalla casa editrice, da Shueisha eccetera, ma se si fosse interrotto, diciamo, la narrazione prima della pausa nello scorso capitolo, avrei visto la scelta forse ancora migliore, perché l'hype che avevamo, diciamo, alla fine del 921, secondo me era ancora più grande di quello che abbiamo alla fine di questo capitolo, dove pur succede qualcosa di interessante, ma non c'è forse il colpo di scena grande, almeno dal mio punto di vista non c'è stato questo colpo di scena grande come invece abbiamo visto nello scorso capitolo. Bene, il capitolo parla di Kaido, almeno il titolo parla di Kaido, che vediamo, diciamo, in azione in questo appunto 922. Cosa vediamo? Innanzitutto capiamo un pochettino, ma già lo avevamo capito, com'è questo personaggio, e a me non ha stupito molto l'andamento, nel senso che Kaido ci viene presentato come un personaggio quasi onnipotente dal punto di vista fisico, della sua forza. Lui è un personaggio che non deve chiedere nulla a nessuno, che può fare tra virgolette quello che vuole, anzi quasi che si annoia, tanto che nel primo capitolo dove ci appare, il 795, viene chiamato suicidio, no? Perché lui tenta di suicidarsi, e io su questo ho un po' una mia personale opinione. Non credo che Kaido veramente cercasse di suicidarsi, non credo tanto alla storia della sua immortalità quanto al fatto che sia magari così forte, così potente, che forse quasi si annoia a non trovare, diciamo, avversari, quindi per questo cerca sfide anche con il proprio corpo e con se stesso. Io questa è un pochettino un po' la mia idea personale. Quest'oggi lo vediamo in preda ad una sbronza non particolarmente cattiva, e tant'è che lo si vede da come reagisce con Shutenmaru, o io preferisco dire Ashura Doji, perché sono quasi certo che Shutenmaru sia Ashura Doji. Lo vediamo un pochettino in preda a una sbronza buona, ecco, diciamo così. In ogni caso, le similitudini tra Kaido e Big Mom cominciano a essere parecchio evidenti, e secondo me già lo erano prima. Così come avevamo visto magari delle somiglianze o comunque un clima di rispetto e di celato rispetto tra Shanks e Barba Bianca, che erano gli altri due imperatori, anche tra Kaido e Big Mom notiamo diverse somiglianze, non solo per quanto riguarda il territorio, ossia che comandano territori vasti fatti da diverse isole, non solo per quanto riguarda le ciurme, perché Big Mom aveva una ciurma di soli Paramiscia, mentre Kaido sembra avere una ciurma di soli Zoan, ma anche tra loro due ci sono delle somiglianze. Sono enormi fisicamente, sono fortissimi fisicamente, hanno delle debolezze in un certo qual modo, hanno dei punti deboli. Per quanto riguarda Big Mom era il discorso del cibo, Kaido sembra essere, non dico un alcolizzato, ma una persona che comunque ha questa cosa dell'alcol che ne condiziona un pochettino il comportamento, e quindi sarà interessante vedere se anche questo fattore alcol potrà essere magari
magari diciamo utilizzato contro di lui o comunque in un certo qual modo c'entrerà qualcosa con la sua sconfitta, come lo è stato il discorso della fame per Big Mom. Lo stesso Kaido, tra l'altro, come Big Mom, ha degli atteggiamenti, se vogliamo così, se si possono così definire, infantili. E questo l'abbiamo visto anche in precedenza, quando praticamente mette le taglie di Luffy e Law sulla faccia dei due sottoposti e li scaglia via con un colpo di mazza, a decine di chilometri. Questo è successo un po' di tempo fa. Quindi non mi ha stupito vedere Kaido arrivare lì, cominciare un pochettino a urlare, a piangere, a ridere, a avere questi sbalzi di umore, come anche aveva Big Mom, sbalzi di umore che comunque lo portano a non essere particolarmente violento subito. Lui non attacca nemmeno Shutenmaru, gli dice: vieni con me, ti prendo come sottoposto. Shutenmaru scappa, Ashura Doji, tra parentesi, e vediamo anche il fatto che loro si sono già scontrati in passato. Ecco la silhouette di Shutenmaru con questo pompon, specie di, non so come definirlo, questa acconciatura giapponese, e la spada, la silhouette così a campana, mi ricorda sempre di più Ashura Doji. Vediamo tra l'altro anche un altro personaggio con questa coda lunga, tipica anche questa delle acconciature giapponesi, e che assomiglia sempre di più all'altro personaggio. Ecco, erano tre i personaggi nominati da Kinemon, quindi lui, Ashura Doji, gli altri due adesso non ricordo il nome, ma comunque uno degli altri due era chiaramente la silhouette che vediamo anche in questo capitolo, quindi a riprova ancora di più secondo me del fatto che Ashura Doji sia Shutenmaru, e il fatto che loro hanno combattuto già in passato con Kaido. Bisogna capire questo passato a quanti anni fa risale, perché appunto Kaido ormai sono almeno 20 anni che risiede a Wano. Bisogna capire se questo scontro è avvenuto ancora prima o è venuto dopo magari la morte di Oden. Comunque sono questi piccoli indizi che Oda ci fornisce nei capitoli per farci un pochettino, magari a noi, anche uscire un po' dai binari e cominciare a fare teorie sulle tempistiche, eccetera. Fatemi sapere un pochettino voi come la pensate su questo, sulle sagome che si vedono in questo capitolo, se a questo punto abbiamo la certezza quasi che Shutenmaru sia Ashura Doji, l'altro personaggio chi può essere, se lo abbiamo visto già in questo inizio di saga, e magari a quando risale lo scontro tra loro e Kaido. Per il resto vediamo anche Jack preoccupato, quindi Jack che sembrava così, l'abbiamo visto a Zou. Jack arriva a Zou così dal nulla, o meglio non dal nulla, ma comincia a fare il bello e il cattivo tempo, sembra essere un personaggio che non ragiona. Di contro, di fronte a Kaido, anche Jack sembra una persona razionale. Dice: quest'uomo è pazzo, quest'uomo è, insomma, niente di meno di quello che mi aspettassi. Cioè, Jack, pazzo, violento, eccetera, ma di fronte a Kaido è nulla. Cioè, di fronte a Kaido è un ragioniere, tra virgolette, una persona morigerata, una persona tranquilla, quasi uno stratega, no? A riprova di come tutta la ciurma di Kaido sia plasmata sulla sua figura, così come era per Big Mom, tranne appunto forse il caso di Katakuri, che era un pochettino un esempio a parte. Ma ecco, Jack è tra virgolette la brutta copia di Kaido, nel senso tende a emularne gli atteggiamenti, e quindi Kaido è un Jack all'ennesima potenza, se così possiamo dirla. E niente, quindi il discorso di Hawkins sul fatto che lui sembrasse non sapere dove erano Ruffy e Law, io tendo anche, diciamo, a darlo per buono. In ogni caso è una figura questa che ancora va, secondo me, analizzata. Quindi lancia involontariamente, forse o volontariamente, questo bisogna ancora capirlo, Kaido contro le rovine del castello di Oden, che vengono polverizzate con un soffio, letteralmente. E qui è una prova di forza, devo dire, assurda, e non mi aspettavo nulla di meno, comunque, da uno dei quattro imperatori, che con un soffio riesce praticamente a distruggere tutte le rovine del castello. Ora, sicuramente è una prova di forza incredibile. Non bisogna però scordarci che, ad esempio, Barba Bianca, da malato 72enne a Marineford,
rischiava di sommergere tutto con due tsunami, per cui ecco, si parla di imperatori, quindi il massimo livello dei personaggi di One Piece, quindi non mi aspettavo, è lecito non aspettarsi nulla di meno. E neanche per quanto riguarda quello che avviene alla fine, ossia la reazione di Luffy. Era qualcosa, secondo me, diciamo di prevedibile in un certo senso. Lui, quando vede già Kaido dirigersi nel villaggio, già parte. Quindi già immaginatevi Luffy partire per un nulla, per un non nulla, ecco, perché Kaido era solamente apparso lì, non aveva fatto nulla, non aveva attaccato nessuno, non aveva attaccato i civili, però Luffy già parte. Ecco, quindi Luffy, al di là di quello che dicevano, magari che Luffy è cambiato, è maturato, diciamo, oh no, adesso fa le strategie, eccetera. No, ragazzi, Luffy è sempre Luffy. Quindi vede Kaido e già parte. Cioè, parte senza che Kaido abbia fatto nulla. Luffy già parte. Quindi immaginatevi già, diciamo, Luffy essere quasi, non dico nel torto, ma comunque uscire dai gangheri. Poi, Hawkins, diciamo, dice a Kaido di andare verso il castello di Oden. Kaido parte, dà nella sua ubriachezza una litata, non so come definirla, una soffiata di vento che distrugge completamente il castello. Comunque, ecco, credo che non abbia ferito o ucciso nessuno dei nostri. E a quel punto Luffy non ci vede più, nonostante abbia di fronte un drago di proporzioni bibliche, un drago enorme, praticamente non aspetta, gli dà un cazzottone in testa, questo Elephant Gun in piena testa. E anche qui, come ho già detto in diverse occasioni, secondo me Ruffy tende ad emulare atteggiamenti di Ace. Ace, che era praticamente il suo fratello maggiore, non di sangue, ma comunque fratello maggiore di fatto. E Ace era una testa calda, uno che non ragionava anche di fronte a un nemico molto più forte di lui, comunque aveva questo carattere forte, questo coraggio indomito che non lo facevano mai tirare indietro. E come dico sempre, Luffy secondo me è un po' un ibrido di Shanks e Ace, sono le due figure di riferimento che ne hanno influenzato il modo di fare, il modo di pensare e anche il modo di agire. E quindi in queste situazioni Luffy è, tra virgolette, un pochettino plasmato dal comportamento che aveva Ace. Quindi, di fronte a queste ingiustizie, o comunque presunte tali, dove lui vede minacciati i suoi uomini, i suoi amici, lui parte e se ne frega. Quindi è sempre stato così. Non vedo adesso come alcuna gente, alcune persone possano stupirsi di questo comportamento, possano dire che sia stupido, perché Luffy è sempre stato così. Se vi ricordate, ad Alabasta con Crocodile, praticamente lascia i compagni per affrontare Crocodile in mezzo al deserto, cioè una strategia all'epoca, un suicidio praticamente già, diciamo già scritto, perché vai ad affrontare Crocodile in mezzo al suo habitat naturale. Tra l'altro, era un Luffy ovviamente che non aveva nemmeno il Gear Second, quindi la proporzione direi che è la stessa che abbiamo oggi, anzi forse all'epoca era ancora più impari lo scontro. Poi dopo a Water 7 e Enies Lobby, quando lui diciamo attacca Lucci, Rob Lucci, anche lì senza speranze, senza avere ancora il Gear Second eccetera, e viene blastato brutalmente da Lucci. Quindi questa cosa di andare contro al nemico finale, diciamo nelle fasi iniziali della saga, non è assolutamente una novità, anzi diciamo che Luffy, tra virgolette, ha quasi sempre agito così. Quindi la cosa non mi ha stupito. Non penso che il pugno, sebbene l'occhio del drago, l'occhio di Kaido, sia bianco, non penso che lo abbia stordito particolarmente. Anche se, ecco, qualora avesse avuto questo effetto stordente, sarebbe un bel colpo di scena, perché magari consentirebbe agli altri effettivamente di scappare. Magari Kaido, disorientato da questo colpo in testa, potrebbe addirittura lasciar perdere, e sarebbe questo sì un bel colpo di scena, secondo me. Altrimenti l'ipotesi, lo scenario più probabile che mi viene in mente, appunto, di pensare a questo punto, è che Luffy si trova di fronte a Kaido, i due hanno un combattimento, o meglio una scaramuccia, e Luffy, e magari anche Law, che in quel momento arriva lì. Perché abbiamo visto che Law comunque ha in un certo senso, si
si sente secondo me in debito, non è il tipo che dal punto di vista caratteriale esterna questo tipo di sentimenti, però è da Dressrosa secondo me che Law ha un debito bello grosso nei confronti di Rufy, anche lui, e quindi diciamo in un certo senso Law ha a cuore Rufy, quindi vedendolo in difficoltà, vedendolo magari contro Kaido, anche Law si metterà in mezzo. Quindi entrambi, l'ipotesi più probabile a questo punto, fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate, è che Rufy e Law vengano presi a sberle violentemente da Kaido. E quindi magari anche fatti prigionieri, portati a Onigashima, magari imprigionati insieme a Kid, così che i tre, diciamo, super rookie, quindi Rufy e Kid si trovino, magari si verranno a trovare nella stessa cella, comunque imprigionati tutti e tre, e sarebbe questo un bel colpo di scena. Quindi tutti gli altri costretti in un certo senso a salvare, a tirar fuori Rufy dalla prigione. Quindi una sorta di Marineford, ovvero non Marineford, ma comunque una saga dove il protagonista principale è imprigionato e gli altri cercano, diciamo, di salvarlo. Potrebbe essere un'ipotesi, anche se sinceramente non mi convince troppo neanche questo. Altrimenti potrebbe essere, appunto, come dicevo, che o Kaido viene stordito, cosa che forse è più per l'ubriachezza, per l'ubriacatura che per il pugno in sé, perché non penso che il pugno abbia sortito questo effetto, o comunque se non viene stordito, in qualche modo lascia perdere Rufy e gli altri. Non so come, ma Kaido sembra essere un personaggio abbastanza imprevedibile, anche proprio come atteggiamenti, come reazioni, quindi non è facile prevedere quello che potrebbe accadere ora con un personaggio del genere. Avremo comunque del tempo per parlarne perché la settimana prossima c'è pausa, quindi mi aspetto come sempre le vostre impressioni. Vi lascio il mio libro qui sotto in descrizione, L'uomo delle pulizie su Amazon, e niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video e a presto.